sulla Terra ci sono tanti posti pericolosi, però un posto come quello che sto per mostrarti ora non esiste da nessuna parte. Guardandola dall'alto potrebbe sembrare un paradiso tropicale, eppure Quemada Grande nasconde un segreto, è un primato che potrebbe far rabbrividire chiunque. Quest'isola è completamente ricoperta di serpenti, ce ne sono così tanti che se tu mettessi piede su di essa probabilmente ti resterebbero solo 2 minuti prima di essere morso. Attualmente il governo brasiliano ha reso illegale l'accesso al suo interno perché i serpenti che ci vivono sono in via di estinzione e oltre a questo sono estremamente velenosi. Nonostante ciò sono diversi bracconieri che ogni anno si infiltrano su questa terra per catturare i serpenti e poi rivenderli sul mercato nero a prezzi fra i 10.000 e i 30.000 dollari. Ma cosa accadrebbe se tu in questo preciso istante venissi misteriosamente teletrasportato su quest'isola? Potresti sopravvivere? Cerchiamo di rispondere a queste domande. Innanzitutto l'isola si trova a 33 km a largo delle coste brasiliane, quindi fartela a nuoto, a meno che tu non sia un campione olimpico di nuoto, sarebbe impossibile, anche perché il mare non è che sia privo di pericoli. L'isola è grande circa 430.000 metri quadrati, paragonabile quindi alla grandezza del Vaticano. Tra i serpenti che ci vivono c'è il ferro di lancia dorato, che oltre ad avere un suono davvero aggressivo, è un pericolo imminente per la nostra vita. Questi serpenti sono a rischio di estinzione, in quanto esistono solo su quest'isola. Non ci sono mammiferi qui, come ad esempio i ratti. L'unica preda dei serpenti sono gli uccelli marini, che si appoggiano per appunto sugli alberi. Ma la domanda è una soltanto. Ma quindi, quanti serpenti ci sono effettivamente su quest'isola? La risposta è all'incirca 4.000. Il che è pazzesco. Ciò significa che ogni metro quadro tu ti puoi trovare faccia a faccia con un ferro di lancia. Varrebbe dire che una volta messo piede sull'isola, ovunque vai c'è la possibilità di trovarti un serpente ogni metro che percorri. Ma come ci sono arrivati sull'isola tutti questi serpenti? Qualcuno per esempio sostiene che i serpenti siano stati introdotti dai pirati per proteggere un tesoro inestimabile. Ma la verità è forse un'altra. Quemada Grande ha iniziato a popolarsi di serpenti all'incirca 11.000 anni fa, quando era ancora collegata alla terraferma, cioè prima dell'innalzamento del livello del mare. Ma c'è un modo per sopravvivere su quest'isola? Qui non ci sono spiagge, ma solo una scogliera rocciosa, quindi adagiarsi su di essa non è che sia una gran idea. Oltretutto nella parte centrale c'è una piccola foresta pluviale, dove risiedono la maggior parte dei serpenti, quindi sì, sarebbe decisamente una cattiva idea. Il resto dell'isola è coperta di prati, per cui sarebbe già più sicuro, però l'unico posto in cui dormire sogni tranquilli è il faro, ovvero l'unica struttura sull'isola. Il problema rimarrebbe comunque il cibo e l'acqua. Per il cibo si potrebbe provare a pescare con dei sistemi rudimentali, mentre per l'acqua l'unica soluzione sarebbe quella di aspettare la pioggia. Tra tutte le isole che esistono sul nostro pianeta, questa è la peggiore in cui rimanere bloccati.